Però è strano, Marta. Tutte le volte che li vedo partire in questo periodo, sento come se qualcuno mi prendesse per le spalle e mi spingesse ad andare. Più di 1600 miglia attraverso montagne, pianure e fiumi, fino alla California. Di un po', tu non hai mica visto Clint Bellman? No, e ci siamo quasi alle 10. Che ora hai detto che è adesso? Ehi, che cosa ci fai lì dentro? È mai possibile che lo sceriffo abbia fatto così presto? Si può sapere cosa diavolo state dicendo? Non ci posso credere. Ma come mai eri in prigione? E come hai fatto a uscire così in 448? Ma c'era tanto di quel baccano stanotte in paese. Ci sono entrato sperando che almeno in prigione mi lasciassero dormire. Sta a sentire, se lo tu sceriffo... sapessi quello che ha detto lo sceriffo ieri sera. Di, sceriffo, sei in gamba tu. Sei stato veramente magnifico ieri sera. Se non sbaglio ero un po' ubriaco ieri sera. Ehi, ma si può sapere che cosa ho detto? Come? Eri tanto ubriaco che non ti ricordi neanche l'aver detto di fronte a tutti noi che avresti messo al fresco quell'attacco a brighe per di tempo di Clint Belmet prima delle 10 di oggi? Lo sceriffo darebbe un occhio della testa per non aver fatto quella promessa. Clint, se vuole, se lo mangia in un boccone lo sceriffo. Certo. E io tengo a dichiarare qui di fronte a tutti che nessun altro sceriffo che io conosca nello stato del Missouri avrebbe il coraggio di asserirlo. E di farlo. Oh, riempici i bicchieri, Pete. Però se ha saputo quello che ho detto se la sarà filata. Nella tua famiglia è mai morto nessuno di un colpo? Mai che io sappia. Allora puoi voltarti. Tu sei in stato d'arresto. Stai bene attento a quello che fai, Belmet. Stava parlando con me, lei, sceriffo? Beh, sì, in certo qual modo, sì. Aspetti un momento, sceriffo. Cerchiamo di ragionare. No, no, sceriffo, non ti devi mettere a discutere. Faccia il suo dovere. Arrestatelo. Non c'era mica il bar del Valzer viennese. Sai dove potrebbe essere, invece? Al Golden Gate Bar, no? No, 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 no. Non sarà per caso in quello vicino al maniscalco? Tu mi conosci bene, B. E sai che se riesco a mettermi un po' di buon whisky qui dentro, mi ricorderò perfettamente dove l'avevamo questo appuntamento. Non c'è altro da fare. Vedi, Clint, devi riconoscere che io non ti sto chiedendo molto. Tu te ne devi andare in prigione per almeno 30 giorni. Ma che intendi? Che diavolo sta succedendo? Non ostacolare il corso della legge. Ma perché lo vuole arrestare? Ma state fuori! Ma che intendi? Ma fuori! Per favore, può dirmi da dove parte il convoglio per la California? Vuole andare a salutare il suo innamorato. Oh no, voglio unirmi col mio caro al convoglio che parte oggi. E lei crede di avere la forza di guidare per 1600 miglia? E perché no? Sappi che il mio bisnonno è stato uno dei primi pionieri francesi con Lafayette. Sarà, ma guardi che questo viaggio non è mica uno scherzo. Ci pensi bene, Pete? Credi davvero che sia tanto faticoso? E come? Lo domandi a quei due che sono i fucilieri di scorta al convoglio. Se almeno mi si schiarissero un po' le idee. Bisogna levarglielo dalle grinfie assolutamente. Oh, scusatemi, siete voi che ascoltate il convoglio che parte? Oh, abbiamo altre cose per la testa. Ma ci devo venire anch'io in California. Va bene, sai come?
Ma quelli mi hanno detto che se voi due che lo scortate non ci mettete una buona parola, il... Noi non abbiamo nessuna voce in capitolo. E poi abbiamo da fare. C'è un nostro amico lì dentro che sta passando un brutto quarto d'ora. Non abbassare le braccia, sai, lo sceriffo. No, lo arresto. Più sulle braccia. Oh, poverino. Che cosa ha fatto? Niente di grave, soltanto... Hanno intenzione di impiccarlo. Davvero? Ma perché? Che cosa ha fatto? Proprio nulla, è del cucco innocente, ma sa, è giovane, gli piace divertirsi ed è pieno di vita. Ah, non è una cosa terribile. Altro che... Però lei può salvarlo. Io? E come? Poco fa lei ha detto che vorrebbe venire con noi in California. Oh, certo che voglio venirci. Beh, se lei vuole che noi la aiutiamo e se vuole salvare quel povero giovane, faccia quello che le dico io. Oh, questa volta c'è proprio piovuto un angelo dal cielo. E lei? Fa il tuo dovere, sceriffo, e smettila di tentennare. Sicuro devi arrestarlo e basta. Avanti, fa quello che devi fare invece di bere. In prigione e subito. Mettiti nei miei panni, Clint. Bisogna che tu venga con me. Fermi tutti! E che nessuno mai osi separare coloro che l'onnipotente ha voluto congiungere. Ma che stai dicendo? Concittadini, se voi solo poteste sapere quanto briglio io come tutore di questo giovanotto, abbiamo pregato il Signore per anni ed anni di seguito perché lo facesse desistere una volta per sempre dalla via dissipata che ha condotto fino ad oggi. Silenzio! Immaginereste quale sia stata la nostra gioia quando avemmo questa prova che noi non avevamo pregato invano. Perché aveva deciso di cambiare completamente vita. E inoltre... Silenzio! Silenzio! Ieri sera, mentre splendeva la luna, Clint Velvet e questa vezzosa e pura fanciulla si sono uniti col sacro vincolo del matrimonio come marito e moglie. Ma va! L'ha inventato! E vabbè! Potete chiederglielo voi stessi se è vero! Avanti! Mi hai pensato, tesoro? Tanto, amore. Oh, ma guardateli un po'. Ma guardateli! E avreste il barbaro coraggio di separare questi due cuori che hanno appena incominciato a battere all'unisono? E che si stanno appena adesso affacciando alla soglia di una nuova esistenza? Sicuro, si stanno appena adesso rinfacciando la soglia di una nuova esistenza. Hai finito? Well, look at this fine boy, this fine laddie. His feet are now in the right direction. Oh, Marsh, Marsh, you couldn't be so cruel. So inhuman and so mangy. Wants to throw him into the into jail where a lot of hardened criminals and drunkards would fill his head with a lot of bad notions. Who could be old enough to do what he says? Chatterbox. Well, now... Now look at that lovely little lassie. Oh, folks, can you find it in your hearts to trample on her happiness before it's had time to get to going? Miei concittadini, dite pure di me quello che volete. Dite pure che trascuro il mio ufficio. Deponetemi dalla carica, se volete, e date il mio distintivo a uno meno sensibile di me. Alla mia coscienza e il mio cuore non mi permettono di continuare più oltre su questa strada.
Sceriffo, lei ha buon cuore e questo è quello che conta. Molto bene, sceriffo. Bravo. Clint, ragazzo mio, tu hai fatto molto, ma molto bene a sposartici. E sono certo che d'ora in poi tu non provocherai più il più piccolo disordine nel nostro paese, è vero? Un avvocato bene? Magnificamente. Io non ho mai visto una trincia come lei, neanche quando ero omaca. Grazie. Dov'è questo convoglio? Proprio in fondo al paese, non può sbagliare. Oh, ma non dimenticate le vostre promesse. Metta il suo carro in fila con gli altri e non dica niente a nessuno per nessuna ragione. Penseremo noi a tutto, vada. Di, da quale manicomio è scappata quella ragazza? Oh, è stata una mia idea geniale per toglierti dai guai in cui te eri messo. È stata tua l'idea? Sono stato io che ho detto di fare la commedia se voleva venire con noi in California. Perché? Quella lì viene in California con noi? Questo è quello che ci ha detto. Beh, andiamo. Cosa stiamo aspettando? Un momento, stammi un po' a sentire Don Giovanni dei miei stivali. Tu finora te la sei spassata con le ragazze quanto hai voluto. Ma un giorno o l'altro, una delle tue vittime finirà col metterti un bellaccio intorno al collo. E allora sei fritto. Mi dirai, ti ci vedo io, vicino al fuoco che fai dondolare una culla cantando la Nina Nanna. Non io, perché la ragazza che si farà sposare da me non è ancora nata. È sempre il solito sbruffo. Con chi è questa? Non lo so, è la prima volta che la vedo. Oh. Padre. Dove era andato? Io? Perché? Beh, i suoi amici mi hanno detto che le donne sole non ce ne vogliono assolutamente qui. Ma è vero? Sì, è proprio così. Ma lei non ha paura? E lei ne ha? Pronti! 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 In marcia! In marcia! In marcia! In marcia! Avanti, Jerry! Lo sposo tu. E chi andrà a caccia a esplorare il terreno a trovare l'acqua? Non dubitare che arriverò a far tutto, capo. Lasciateli stare questi pezzenti. La California è piena di uomini ricchi. E poi, se il capo scopre che vi date da fare con questi, ci rimanda tutti a casa nostra di corsa. Delizioso questo pranzo. Il viaggio sarà certo molto più piacevole in sua compagnia. E mi dica, che cosa si fa qui la sera? Non so, si canta o si fanno giochi, eh? Beh, gli scapoli stanno attorno al fuoco a cantare e a dir sciocchette. Gli sposati invece mangiano e subito dopo vanno a letto. Ah, sì? Visto che siamo sposati, conosciamoci un po' meglio. Prova il diritto di tenerle la mano. Siamo sposati? Sì, per tutti gli altri. Ma che bisogno c'è di ingannare noi stessi? Allora lei non ha l'intenzione di... Un momento, signor Clint. Mi dica francamente, che pretenderebbe? Lei deve a me se ha potuto intraprendere questo viaggio, sì o no? Sì, gliene sono grata, ma... E se Couch, per esempio, venisse a sapere che lei non è mia moglie? Beh, lei lo sa già che la rimanderebbe subito indietro, quindi... Così che? A meno che io non... Oddio, non mi sembra che in fondo sia un sacrificio tanto grave.
Adesso tutti gli uomini vengono qui a baciare la sposa, eh? No? Mettetela! Se fosse sposa vi piacerebbe che non vi lasciassero dormire la notte? Look at him! Guarda che aria soddisfatta! Chissà come ha mangiato bene! E a noi invece è toccato il solito baccalà in umido. Già, e gli avrà dato anche da bere del buon vino. E oltre a questo, quando noi lavoriamo, lo qui. Well, I told one of you two fellas to go out and round up them stray mules. Perché non ci mandi Clint invece? È più giovane. E lasciamogli fare la sua luna di miele in santa pace. Non capisco come non ve ne rendiate conto. Avanti, andate a prendere quei muri, altrimenti se ne tornano a Independence. Senti una cosa tu, io ne ho abbastanza di questa storia. Ascolta, Couch. Saresti sorpreso se ti dicessi che quei due non sono affatto sposati, eh? Cosa? Ah, questo scherzo è durato abbastanza. Io non posso permettere che quell'avanzo di galera continui a prendere in giro così un onest'uomo come te. Spiegati. Beh, è andata così. Clint aveva combinato un'enormità di guai a Independence e lo sceriffo lo voleva mettere in... Come? Beh, allora non lo volevano impiccare. No, ma che impiccare? Al massimo gli avrebbero dato 30 giorni di prigione, roba da poco. Beh, comunque, questa ragazza ha accettato di passare per la moglie di Clint perché lo sceriffo si commuovesse. Allora la serenata non possiamo più farla. Signor Couch, non mi rimanderà a Independence? Rimandarla a Independence, sai perché? Allora, vorrei essere ben sicura di una cosa. Se io fossi, se fossi venuta da sola, quando la carovana è partita, lei mi avrebbe lasciato a Independence? Ma no, purché il suo carro fosse in ordine. È una sorpresa anche per me, io credevo che Couch... Lei, che cosa credeva? Ah, va bene, è stato uno scherzo. Capisco, uno scherzo, eh? Si è preso gioco di me, mi ha fatto pensare di averla salvata. Ma che donna crede che sia io? Lei ha avuto l'illusione di potersi divertire con me come fa con le altre sue donne, vero? Beh, stia a sentire bene una cosa. Non si avvicini più a me per tutta la durata del viaggio, ha capito? Non già mi immaginai che un solo individuo come sta poteva me fare. Ah, adesso sei servito a dovere, caro il mio Don Giovanni. Va un po' a riprendere quei muri che ti fa bene la salute, eh? Vieni, vieni. Signorina, lei ha fatto proprio bene, sa? Non è altro che... voi altri, voi siete dei maschietoni come lui. Io? Avanti, adesso sta a voi spiegarglielo. Siete tanto più furbi di me. Ma aspetta un momento. Ma avete tu sentito bene quello che ho detto a lui? Sì, sì. Ebbene, la stessa identica cosa la dico anche a voi due. Ora andatevene. Ma io, signorina, mi spone caldo, ci facciamo un resti. E le buca. Speriamo di riuscire a mangiare qualche cosa di caldo almeno stasera. Sarebbe ora. Proprio per questo Couch ha fatto partire alle 4 del mattino oggi. Avanti, Jim! Roba calda non se ne mangia stasera. Ci vuole legna? Sta un po' più attenta, Jim. Perché non cerchi di evitare qualche buca? Il padrone ad andare a piedi. Ti farebbe bene, oltretutto. Ma guarda che roba, e la colpa è tutta nostra. Eh? È tornato da lei quello stupido. Secondo me questa volta c'è rimasto preso. Sempre in collera? Ha un aspetto un po' stanco. Qui bisogna prendere qualche provvedimento. Guardi che la tappa di oggi è molto lunga. Sarà meglio che lasci guidare me per un po'. Se anche avessi bisogno di aiuto, lei sarebbe l'ultima a cui lo chiederei. Come vuole. La diligenza. Ehi,
Dove? Dove? Ha una bella velocità, però. Quella fa perlomeno 6 miglia all'ora. E noi non ne faremo neanche 12 tutto il giorno. L'acqua laggiù. E quel fumo? Saranno quelli della diligenza che è passata. Ci accampiamo vicino a loro. Sì. Andiamo, che così ci facciamo una sorpresa. Andiamo, bene. Avanti! Ci accampiamo di vicino. Ci accampiamo. Indiano. È la diligenza. Caivas. E come mai sono da queste parti? Avanti, Fred! Ci accampiamo là, in marcia! Non credevo che fossero su sentiero di guerra da queste parti. Ma non attaccheranno una colonna numerosa come la nostra? Non si sa mai. Non sarebbe meglio arrivare al forte? La cavalleria. Sono venuti a scortarci. È arrivato tardi, capitano. Cosa è successo? Hanno attaccato la diligenza, credevo che lo sapesse. Credeva che lo sapessi? Ma lei non è venuto qui per scortarci fino al forte? No, andiamo in zona di guerra. Hanno richiamato tutte le truppe di frontiera. Intende dire che non ci sono più truppe al forte? Che io sappia, siamo l'unica compagnia fra qui e Santa Fe. Oh, allora non può aiutarci. Mi dispiace, ma dobbiamo raggiungere il generale Grant. Ma che cosa hanno nella testa quelli di Washington? Vogliono lasciare l'Ovest senza un presidio? Già, i convogli non si possono arrestare. Guerra o non guerra? Evidentemente non sapete che i confederati sono arrivati molto vicino a Washington. No, abbiamo avuto troppo da fare qui per occuparci delle sciocchezze che stanno combinando all'est. Hey Jim, forse questa è la volta buona. Dici? Uh-huh. Ehi, hey, un momento. Senti un po', Couch. Questo viaggio è molto pericoloso stando così le cose. Perché non rimandi le donne a Independence con i soldati, eh? Se vogliono andare. Lei è disposto a scortarle fino a Independence, no? Sì, questo potrei anche farlo. Senti, Jackson, tu devi aver succhiato il latte da una volpe. Tacito! Dove andrà Tom, andrò io. Se affronta dei pericoli, voglio affrontarli anch'io. E la signorina lì? Lei è sola, non ha nessuno della sua famiglia qui. È vero. Tornare indietro? No! Non voglio tornare a Independence. Se non hanno paura loro, nemmeno io ne ho. Ho deciso di arrivare in California e ci arriverò. Sentite, Couch? Perché ci prendi tu? Tu sei in gamba, ragazza mia. E adesso cosa facciamo? Francamente, anche a me sembra un'impresa pericolosa la vostra. A Sacramento ci stanno aspettando. Volete delle munizioni? Siamo pieni. Beh, auguri allora. Grazie. Buon viaggio. Buon viaggio. Buona fortuna, capitano. Noi abbiamo già dato un'occhiata in giro. Beh, hanno portato via i cavalli della diligenza. Si vedono molto bene le impronte dei fatti. Sembra che siano andati verso sud. Saranno una cinquantina più. Sono troppo pochi. Non avranno il coraggio di assalirci. Già.
ma potrebbero essere parte di un gruppo molto più numeroso. Potremmo fare una puntata a sud per vedere se si uniscono con gli altri gruppi. Sarà prudente accamparsi qui. Tanto gli indiani non attaccano di notte. Bene, allora voi partite. Sì, andiamo, Cliff. Andiamo. Avanti, ragazzi, mettiamo in cerchio i carri e accampiamoci qui. Sì. Tu puoi anche farne a meno d'aver paura. Intanto sembra che gli indiani non sappiano che farsene delle bionde. Ah, va, sta zitto tu, c'è poco da ridere. Che c'è? Devono essere loro. Beh? Beh, cosa avete trovato? Siamo in pericolo qui? Scommetto che se ne sono andati. Sì, per congiungersi con un gruppo più grosso e attaccarci insieme. Ho visto i segnali. Bisogna levare il campo seduta stanca. Sì, e cercare di arrivare al forte. Certo, prima dell'alba non ci attaccano. Lasceremo i fuochi accesi così crederanno che siamo ancora qui. Tu devi avere una gran fretta di arrivare al forte, o mi sbaglio? Per questo non ci dicevi che avremmo trovato anche la legna qui. Perché quello che interessava a te era arrivare al forte per ricominciare a far baldoria. Basta adesso, sono loro le scorte, noi dobbiamo seguirli. Su, preparatevi a partire. E non dimenticate di buttare la cenere sulle tombe. E di passarci sopra coi carri, come vi ho detto prima. Va bene, lo faremo. Che cosa sono? Cosa? Quelli. Ah, questi? Oh, niente, un paio di cotenne che ho ripreso agli indiani. Come voi? Ha giurato che non si ritirerà a vita privata se non ne avrà almeno 100. Avete attaccato gli indiani? Sì, li abbiamo ripresi i cavalli della diligenza di stamattina. Ma siete impazziti? È stato facile. Non c'erano che una decina di uomini in tutto di guardia ai cavalli. Ma non capite che avete compromesso la vita di tutti noi per 6 brocchi senza valore. Senza valore? Varranno più di $40 l'uno quando saremo arrivati in California. Voi non pensate che a voi stessi. No, Causa, senti, sta a sentire. Andiamo. Buonasera. Fa male un dente? Perché in questo caso glielo può levare 7 con le sue pinze. Lui le usa molto bene le pinze. Faceva i maniscalco prima. Oh no. E allora? Ho solo paura. Mi ero molto meravigliato che non ne avesse prima. Per quale ragione è partita per la California e sola? Non ero partita sola. E con chi? Ero partita insieme a mio padre. Ma appena partita da Vincennes, gli è venuta la febbre. Per 5 settimane l'ho curato, ma invano. Mi dispiace. E prima di morire mi ha detto, continua. Evidentemente non sapeva cosa significasse. No, non lo sapeva. Mi dicono che ci sono molti francesi nell'Indiana. Sì, quasi tutti di origine francese. Certo, ha passato un brutto periodo, ma speriamo che le cose cambino quando sarà in California. Lo spero anch'io. Ma per ora sono un po' troppo, come si dice, anatra? Anatra? Non capisco cosa voglia dire. Sì, perché ho paura e sono stupida, come un'anatra. Anatra? Sì, quando una donna fa un sacco di sciocchezze. Ma come dite voi? Oca, non è così? Adesso sì. Oca. Sì. Ma lei non è un'oca. No? Lei è come tutti noi altri. Non c'è nessuno che non abbia paura stasera. Ma noi uomini troviamo il coraggio nell'alcol. E le donne non fanno che appoggiarsi a noi. E lei non ha nessuno? Per questo è venuto a parlarmi? Perché anch'io abbia uno cui appoggiarmi? Beh, più o meno. Comunque non sono venuto prima perché credevo che fosse in collera con me. Non lo sono più. E allora, non abbia più paura. Durante la notte raggiungeremo il forte e là saremo sicuri. Non ho paura adesso e non ne avrò più per il futuro, lo prometto. Come si dice quando si promette una cosa solennemente? Parola!
Ehi ragazzi, stanno arrivando! Oh, ben arrivati! Un pezzo che non bevevano, si rifanno. Acqua non gliene sarà mancata con la pioggia che è venuta giù. Sembrano dei marinai che siano arrivati in porto. Tutti quando arrivano qui stanno ubriachi per una settimana. Beh, una bottiglia di whisky te la do per un sacco di farina. Ma questo è portar via il portafoglio alla gente. Nessuno ti obbliga, se la vuoi questo è prezzo. E va bene. Jerry, una bottiglia di whisky. Ehi, ma guarda un po' chi c'è qui. Jeff, ma cosa fai da queste parti? Jeff, figlio di un serpente al sonagli, ma cosa fai qui? Come va, Jeff? Come stai, Jackson? Ma di un po', tu fai ancora il fucciliere? Alla tua età? Che cosa? Che sono scemo? Ora lavoro per la ferrovia. Ferrovia? Quale ferrovia? Ma quella che congiungerà Topeka a Santa Fe. Mettono una ferrovia dove neanche i carri riescono a passare. Sì, ci avevano già provato nel 58 senza riuscirci. Beh, adesso ci riprovano. Questi due come stanno già facendo i rilievi. Sapete? Tra qualche anno non ci sarà più bisogno di scorte. Ci sarà sempre bisogno di scorte. Piccatelo bene in quella testa di rapa. Beh, che dici? I cavalli sono riposati, possiamo anche metterci in marcia. Ma io aspetterei un paio di giorni, il terreno è molto bagnato. Lo so, anch'io aspetterei, ma devo portare via questi scalmanati di indipendenti, sennò fanno qualche guaio. Ah, lasciamoli qui gli indipendenti, tanto non sono altro che una massa di ubriaconi. Ah, ma non posso, servono a fare numero contro gli indiani. Nel gruppo ci sono 18 carri, no? Sì. Ma per adesso i gruppi di indiani sono ancora piccoli. Ma se sanno che i soldati sono partiti, molto probabilmente si riuniranno tutti. È meglio andarcene finché siamo in tempo. E come fai a sapere tante cose? Sono stato nel territorio indiano 2 mesi fa con un convoglio che è stato massacrato dai Kairos. E te la sei scampata? Sì, sono il solo superstite. Ci hanno attaccato perché avevamo solo 6 carri. Ma non attaccheranno certo una colonna di 18 carri. Io rimango del parere di non separarci. Signor Couch, io non so più a quale santo votarmi. Dobbiamo andarcene subito. Signor Couch, dobbiamo lasciare questo orribile posto. Qui hanno perso tutto il cervello. Questi stupidi non fanno che ubriacarsi e giocare. Lo so, ma io non ho alcuna autorità su questi indipendenti. Oh, ma guardi questa povera donna. Il marito è ubriaco. Sta giocando e sta perdendo tutte le sue merci. Ce n'è uno che ha perso anche il carro. Io desidero andarmene di qui più di voi, ma non posso senza prima aver convinto gli indipendenti. Ci sarebbe un modo di convincerli. Come? Parecchi dei nostri hanno bevuto a sufficienza per menare bene le mani. Poi ci sono io con Bridger e Jackson. Dacci il via che ci pensiamo noi. È una buona idea. Riunisci tutti i nostri. Aspetta, fa attaccare i cavalli degli indipendenti così. Appena convinti li mettiamo su e ce ne andiamo. Allora dovremmo guidare anche i carri degli indipendenti. Naturale. Oh, non si preoccupi, signor Couch. Ci penseremo noi donne a questo. Anche le mie ragazze possono aiutare. Stanno tutto il giorno in ozio. È ora che si facciano venire i calli alle mani. E servirà anche ad alzare il loro morale. Intanto lo vado a dire a Bridger e a Jackson. Va bene. Ebbene, mio marito non le farà mai delle cose simili. Guaia, mola, o galea, e la hello, o no kai, e le fai.
Che cosa ha detto questo? Crede che la nostra pompa da incendio serva a fabbricare il whisky. Oh, ma guardala! Guarda, gorgheggia come un usignolo per incantare quel disgraziato. Lo guarda come un serpente che ipotinizza la preda. Sono 3 giorni che ormai non è più se stesso. Io non ho fatto che osservarlo. Ieri sera ha bevuto soltanto 11 whisky. L'ho visto lavorare. Lavorare quando poteva farne a meno. Sì, l'ha proprio stragato. Beh, ubriachiamoci. Chissà se ci riusciremo. Ehi, dacci un po' quella bottiglia di whisky. No, no, adesso vi porto una bottiglia di Kentucky vecchia di 20 anni. Ma che noi vogliamo questo che bevono tutti. Ha molta più forza. Well, what of it? What do you mean? I mean, let her have it. You mean you'd see that boy that we learned to shoot straight, to ride straight, to drink straight liquor, throw himself away on No. Now, she ain't no better nor no worse than any other female. She looks puny and peaked to me. I once knowed a man settle down with one of them foreign women. Their babies was all dwarfs. Now, don't you go worrying in your head about no babies. This marriage ain't gonna last that long. No, I don't know. She's one of them kind that'll hang on like grim death to what she wants. He'll get over it just the same as he done the measles. Love's a funny thing. I remember once I was awful fond of a little Kickapoo Indian girl, and I don't know, but for some reason or other, I kind of appealed to her. I might have known you wouldn't understand anything tender like. You haven't got any romance in you. A Kickapoo. Ehi, proprio voi, sergato. E quando arriveremo in California sarà proprio il momento buono per la caccia alle foglie. Sicuro. E fra noi due un paio di migliaia di pelli dovremo metterle insieme. E io che cosa ci sto a fare? Tu avrai moglie e te ne starai a casa. Finalmente non dovremo più occuparci di te. Mi pare che le paghino bene le pelli di faina a San Francisco, eh? Mm-hmm. Voi vorreste andarvene a caccia, eh? Ti dispiace in quel caso? E perché non ci posso venire? Oh. E poi, un momento. Chi ve lo dice che io mi sposerò? Ma là che t'ha già cucinato. Sicuro, tu credevi di sapere tutto e adesso ti accorgi che non sapevi proprio niente. Perlomeno per quello che riguarda le donne. Quelle sono furbe come il demonio. Perché è andata così furba a confermare che era tua moglie quel famoso giorno a Independence? Perché ha capito che un giorno lo sarebbe diventata. L'ha capito subito, appena ti ha guardato quella donna, che tu eri un pollastro. Sì, ma noi polvere negli occhi non ce n'ha buttata. Sentite una cosa. Forse mi avete reso un servizio. Riconosco che incominciava a piacermi molto, ma in quanto a sposarla non ci avevo proprio pensato. E credo che qui abbiate proprio ragione voi. Lei aveva questo in mente. Ehi, portami una bottiglia di whisky. Voleva mettermi il collare e rinchiudermi in una gabbia e fare di me uno di quegli ometti che si addormentano vicino al focolare, con la cenere della pipa davanti ai piedi e le braccia aggrovigliate nella matassa. Ma se crede di aver trovato il pollastro si sbaglia. Vuoi dire che hai intenzione di scollartela di dosso? Sul serio? Farai come il fatto con tutte le altre? Le auguro di trovare presto un buon marito altrove. Amen. Vieni,
vedo. Passa. Pulire. Basta giocare adesso. Lasciami in pace. Si parte subito, l'ha ordinato Kao. Lascialo tu. Non me ne importa. Avanti, su, buttateli fuori. Avanti, presto, tutti fuori. Ma facciamo una prova, Jim. E sfido a tenere questo boccale pieno di whisky fermo sulla testa. Vabbè, io ti sfido che sparo meglio. Oh, quando mai tu hai sparato meglio di me? Vediamo, tiriamo fuori la pistola e vediamo. Oh, ma che bello scatto! Peccato che non ci siamo anche noi! Dimenticalo, ci dobbiamo essere anche noi! Vabbè, davvero! Aspetta un momento! Da quale parte ci dobbiamo mettere? Ah, non fare il figliolo, ma niente! No! Gliel'ho detto, io sto qui da 3 anni. E mi fa perdere tutto questo tempo e tutte le energie. Avanti, muoviti, non fare altro. Vado. Ecco il suo marito, signora. Su, vedo. Mi divertire tanto in questo posto. Sicuro che vengo con te. Ehi, cosa vuoi tu? Accidenti, che razza di pugno. Sapevo di piacerti fino a questo punto, tesoro. Non avrei pensato che io sarei partito senza di te, amore. In marcia! Andiamo! Ci accampiamo qui, lo alziamo domattina. Io mi occupo della legna per accendere subito i fuochi, che ce n'hai bisogno. Va bene. Attenzione! C'è qualcuno qui fra voi che sappia qualche ragione? E si opponga al matrimonio di questi due? No!
No, no, fa presto. Sapete ciò che fate? È sicuro? La mano. Tenetevele tutte e due, così sarà più solenne. Ecco fatto. Siete marito e moglie. Beh, è permesso baciare la spalla. Mi viene da piangere. Almeno lei l'ha trovato un marito. Oh, beh, senti, Mesi, se proprio ci tieni tanto a sposarti, io posso anche essere un buon... Oh. Hai visto che roba? Neanche quando non sono disposto a sposarla riesco a combinare qualcosa con una donna. Secondo me è guarito ormai. Se fosse innamorato non avrebbe quel po' di appetito. Oh no! Accendi un altro po'. Accidenti, dobbiamo passare quelle montagne? Già, dice che c'è un punto dove possono passare anche i carri. Beh, se c'è dovrebbe essere nelle vicinanze di quella sella laggiù. Già, ma dall'altra parte troveremo la neve morbida, ho paura. Certo che sarà un bel problema passare. Vai! Non so che c'è da ridere. Ma andiamo, non perdiamo il tuo tempo. Divertimento confronto a questo. Ok. Beh, è ora di partire. Sì, oggi dobbiamo passare il fiume. Speriamo di trovare subito il guado. Era ora che ci procuraste un po' di caccia voi altri. Guarda, non hanno neanche il coraggio di rispondere. Lo sanno che sono un peso morto per noi. Ehi, Couch, questa bestia era stata ferita dai Kaivas. Guarda. E ci sono impronte da tutte le parti. E freschissime anche. Sono troppo fuori dal loro territorio. Stanno seguendo noi. Oh, si tratterà di un gruppo di cacciatori. Tu hai mai sentito dire che i Kaivas si allontanassero tanto per ammazzare solo Daini? Veramente no. Fa raddoppiare le sentinelle. C'è qualche cosa che non va. Va bene, lo farò senz'altro. Mi domando se non c'è qualche ragione per la quale quello è stato il solo superstite di quel famoso massacro. Anch'io mi stavo domandando la stessa cosa. Di Belle, però non fai niente per conquistarlo. Se continui a fare il broncio, non combinerai mai nulla. Stanne più che sicura. Bisogna saperli adulare, gli uomini, accarezzare, e se ne fa quello che si vuole.
Io sono francese e ho sempre saputo quello che lei dice. Da quando ero alta così. E allora se lo sai mettilo in pratica. Forse ha ragione lei. E smettila una buona volta di dire forse. Dica, signorina, scusi se non sono venuto da lei immediatamente. Vuol dire quel fuciliere che ho bisogno d'aiuto? Subito. Ehi, Clint. Tu, Clint. La francese vuole che tu vada ad accomodarle qualcosa che le sia sfasciato, ma su distante. Ditele che ho da fare. Vieni, andiamo a dirglielo, Jim. Clint Belmont si è incaricato di informarla che ha troppo da fare, che non può occuparsi sempre lui di ogni sciocchezza che capita. Naturalmente, visto che ormai siamo qui noi due, se ha bisogno di qualche cosa possiamo anche... No, grazie. Avanti! Ha un po' paura? Ma ha fatto! Vada piano però. To face. Come on, Buck, that ain't no nursing bottle. Love song is just sickening. Come on. You don't hold with all this talk, do you, Cal? Sure, don't fool yourself. Steam roads will be here before you know it. Across the desert and over the mountain? Look what's going on over the Oregon route. Central Pacific and Union Pacific will be joining up in Utah in a few years. And I think you're right. And I'll bet they'll be cutting tracks right through where we're standing now. Yes, sir, boys. The old-time West is packed. That's right. Who wants a drink? Huh? The man what don't drink with us is a double-bladed skunk. Miner? Ah... Do you want to fight? Oh, shut up, Jackson. You're drunk. I ain't too drunk to bust you in the nose. Easy, boys, easy. I know why them two are so full of fighting liquor.
their day's about over. Whose day's is over, huh? What you fellas gonna do when the railroad comes through? They'll be scouting engines down the track. Chasing bufflers off the right-of-way. You wanna fight? Let him talk, Jim. They'll go too far. Now, Flint's got the right idea. He's got himself a beautiful wife, and he'll fit in with those new times all right. But them two desert rangers... Shut up, you squint-eyed swine. I can lick any man in the South. Oh, wait, that's all right, boy. Run along. They're only funning. I don't like that kind of funny. Little French hussy. Poi ti farò vedere un baule che non darei per tutto l'oro della California. L'ho riempito poco a poco in molti anni di bella biancheria per quando mi sposerò. Cosa? Sì, è una vecchia usanza delle donne francesi. E dopo sposati, che avremo la nostra casa, sarai fiero di tutte quelle belle tovaglie e dei tovaglioli. Dei che? Sì, quelli che si mettono in grembo. Li ho ricamati tutti io, sai, con le mie mani. Non ho mai mangiata una tavola apparecchiata così. E non so proprio se mi piacerebbe. Ma tesoro, tu non puoi mangiare sempre seduto così, con il caffè qui e il piatto qui. E tutto cucinato alla meglio. E poi in compagnia di gente simile. No. Noi avremo una stanza da pranzo. E ci sarà il vino a tavola. E la sera, quando tornerai dal lavoro... Che razza di lavoro? Non lo so, tesoro, ma troverai un lavoro che ti permetta di tornare a casa ogni sera. Vuoi dire che non dovrò più fare le scorte? Cosa? E tu vorresti lasciarmi sola? Per continuare ad andare insieme a quei due vecchi? Perché no? È l'unico lavoro che mi piace. E quei due vecchi vogliono fare di me un ottimo cuciniere come loro. Che lo sanno il mestiere. Allora, se è questo ciò che vuoi, non puoi volere anche me. Un momento. Io non ho detto questo. Io ho detto solo che credo di non somigliare affatto al marito che mi hai descritto. Lavorare sempre, mangiare con la tovaglia e mettermi il bavaglino come portano i bambini. Sono sempre stato libero io e non so se mi piacerebbe sentirmi dire ciò che devo fare. Io non mi sono mai lasciato dire niente. Ah, che stupida sono stata. Io credevo che tu mi amassi. Credevo che mi volessi sposare e vivere sempre con me. E invece è questa la vita che piace a te, oziare tutto il giorno e fare l'amore con tutte le donne e finire ucciso dagli indiani. Beh, questo significa essere libero. E io voglio essere libero. Allora, io... questo solo devo dirti. Sei libero. Completamente. Fa pure ciò che ti pare, ma non mi venire più vicino. Ma un momento. Tu vattene. Adesso andiamo a fare le congratulazioni. Certo, è una buona idea. Andiamo, Jim. Il tuo guaio, caro Jim, è che tu bevi un po' troppo. Io ti conosco. E lo so, questo. Dunque, signorina, ha vinto lei. Ah, sì, l'ha proprio preso al guinzaglio. Adesso sarà soddisfatta. Ha fatto un animale domestico di quello che era un uomo. Sono delle congratulazioni queste, eh? Certo, noi sappiamo perdere. Noi siamo sportivi. Ebbene, non lo voglio più. È chiaro? Che cosa? Ho detto che non lo voglio più! Lei non lo vuole più? Lei vuol dire per caso che l'ha piantato? È così! Ma no, non lo amava! Amarlo? Sì, lo amo. E più di così non potrei amarlo. Ero pronta a curare la sua casa, a dargli dei figli e l'affetto di una famiglia. Io avrei veramente fatto qualche cosa di buono per lui. Altro che quello che dite di aver fatto voi. Cosa? Che cosa avete fatto voi altri per lui? Ma noi lo abbiamo allevato. Ah, sicuro, ma come l'avete allevato? Avete fatto di lui un egoista, un ubriacone, un buono a niente, come voi due. Senta, non... Ma senti che roba.
Sì. Ti ha detto ubriacone? Che serpente. Senti, spiegami una cosa. Quando ci ha detto tutti quegli improperi, ha detto anche per caso che non ha più intenzione di sposare Clint? Ho proprio questa impressione. Allora andiamo a dirgli quanto è stato fortunato. Giusto. Il suo cavallo è sparito. Sarà andato in avanti scoperta. Da solo? Ma è matto. Matto. Si sono messe in marcia alle 2 di notte per evitare il caldo. Saranno già nelle vicinanze del fiume. Già. Li potete attaccare durante il guado. Hai capito? Diglielo. Alla banda chi deve te cala. Da banda in mini chi. Ha camminato sempre dritto per tutta la notte. Adesso, sei convinto che non sta braccando gli indiani, sì o no? Allora vuol dire che è scappato, ma perché? Io non ho fatto che pensare. Ci sarà niente di vero in quello che ha detto quella ragazza ieri sera? Anch'io ho pensato molto. Beh, andiamo. Sì. Ridete pure. È per questo che mi avete seguito? Me l'avevate detto che una donna mi avrebbe accalappiato. Avevate ragione. Ridete pure, maledetti. Ma... che la guardo sento il desiderio di prenderla e stringerla fra le braccia. Perciò mi voglio allontanare da lei per dimenticarla. E quando saremo in California mi sarà già passata. Ma lei ti vuol bene? Lo so questo. Ma insomma, tu sai che anche lei ti ama e nonostante questo vuoi abbandonarla? Sì. E per quale ragione? Beh, ci ho pensato molto. È necessario. Non me la merito, io non potrei mai renderla felice. Ascolta, Clint. Le colpe che quella ragazza ti fa sarebbe molto più giusto che le facesse a noi. Noi non siamo stati sinceri con te. Ti abbiamo ingannato. Le ferrovie arriveranno qui. I convogli non hanno che pochi anni di vita. Oh, i tempi cambiano. Devi cambiare anche tu. Non mi dite che ha convertito anche voi. Che cosa c'entriamo noi adesso? Tu devi tornare al campo. Ora non devi più pensare a noi, ma soltanto a lei. Già, perché anche in questo ti abbiamo ingannato. È una brava figlia. Voi volete che torni da lei? È la cosa migliore che tu possa fare. E cosa ne sarà di voi? No, non ci pensare a noi. Però è strano che voi mi chiediate di abbandonarvi con quello che avete fatto per me quando avevo bisogno di voi. Bah. E adesso che siete vecchi e deboli... Vecchi e deboli? Ma... Come? Ora senti. Insolente che non sei altro. Io posso ancora dartene un sacco e una sporta. E anch'io. Rimangiati subito quello che hai detto, brigante. Allora, ti rimangi quello che hai detto? Quando ne hai abbastanza, ce lo dici, Senti un momento, indiani. Thank you.
Vai verso il Comanche. Si dividono per attaccare il convoglio dalle due rive del fiume. Questi cavalli sono molto stanchi, bisogna farli riposare. Mettetevi sotto i carri, tutte le donne sui carri, aprire le cassette di munizioni e prepararsi a ricaricare le armi. Fate presto! Munizioni le abbiamo. Tu te ne devi andare di qui. Se ci stai tu ci sto anch'io. Ecco, questo è carico. Lo faceva per noi, eh? E ci dice che siamo vecchi. Però sul conto tuo aveva ragione lui, sai. L'hai mancato quello. Un'altra padella. Spari come un'indiana strabica oggi. Più. L'ho beccato stavolta. Va bene. Siamo 6-3. Che faccia tosta. Siamo pari. Pari! Pari! Lo vedi? Siamo dei vecchi, eh? Tu vorresti sparare come noi due? Se non fate altro che padelle. Sì. Io prima ne ho azzoppato due insieme con un colpo. Ah sì? Beh, tu continua ad azzopparli che poi te li finiamo noi. Hai beccato? Sì. Però come si vede che ti abbiamo insegnato noi a sparare, sì. Guarda. Rinnegato traditore. Si prepara ad essere il solo superstite di un altro massacro. Ti hanno attaccati qui al guado perché non siamo moltissimi. Se riusciamo a riunirci dall'altra parte c'è una speranza. Lì, tu cerca di far passare i carri. Io e Jim con qualcun altro cercheremo di trattenerle qui finché non sarete passati. Dov'è la ragazza? È già passata. Andiamo. Quando sei venuto fuori da sotto quel carro con la faccia impiastrata di fango e di ingrasso? Buoni fulmine saete! Come rispondi a quest'altro colpo? Dimmi un po'! E poi hai la pretesa di sparare bene, eh? 12!
Attentati! Devi riconoscere che con me non ti ci puoi proprio mettere, eh? Buoni fulmini e... Jim, stai scherzando. Tutto questo petrolio? Il petrolio formerà una barriera di fuoco, non passeranno! Gli indiani stanno passando il fiume! Devono aver ammazzato tutti dall'altra parte! Almeno cerchiamo di venderci cara la pelle! Coraggio, sparate ragazzi! Sull'altra riva per parecchio. Cerchiamo di sistemare questi finché sono divisi. Forza ragazzi, non vi fermate, miratevi. Hanno avuto fede in me, non moriranno. Ah!
Dove rende della gente da Sacramento per darci il benvenuto? Ma chi sarebbe? Un paio di commercianti, due o tre negozianti fra i più grossi e il farmacista. È vero, comitato di ricezione, ma come sono gentili! Non si può sapere che cosa fate voi qui ancora in questo stato. Mettetevi il vestito buono. Mary, tu mettiti quello di satin a strisce. E tu vuoi farti trovare così quando arriva questa gente? Ma tanto io mi sposo con Ed appena siamo in paese. E io e Robert faremo la stessa identica cosa. Torna subito sul carro, scema. Non ho fatto 1600 miglia di deserto per aprire un'agenzia di matrimoni. È il terzo anello che vendo da quando siamo arrivati in California. Ne ha comprato uno anche Seth Higgins meno d'un'ora fa. Hai detto proprio Seth Higgins? Sì, signora. Ma in nome del cielo, e per chi? Bravo! Ma Higgins, tu! Sì, sì, andiamo bene. Ero venuto a chiederti se hai bisogno di niente, se posso aiutarti in qualche modo. No, grazie, niente. Allora non ho altro da dirti, tranne che non farò più il fuciliere. Ma sì? Senza i miei due amici non sarebbe più la stessa cosa. Poveretti. Mi sentirei molto solo se tornassi nell'est, ripensando a loro e a te. Eh già, ma saresti libero. Poi ho ripensato a quella cosa. Sarei anche disposto a mangiare col tovagliolo per tutta la vita. Allora posso sperare che tu mi permetta di farti vedere quel mio famoso baule, eh? In seguito potrai scherzare quanto vorrai, ma adesso no. Adesso ti farò una domanda e desigo una risposta precisa. Dovrai rispondermi solo sì o no, hai capito? Mi vuoi sposare, sì o no? Oui, monsieur. Hm? Hm?